Come nasce la partnership con Sangritana e in che cosa consiste lo sviluppo di questo progetto? Ma per noi è un progetto molto importante perché diciamo, ha diversi obiettivi. L'abbiamo costruito con questi ottimi partner, soprattutto con il presidente della Sangritana SPA, Pasquale Di Nardo, persona molto lungimirante, molto aperta, e risponde ad una serie di obiettivi, dicevo, che ci siamo posti. Prima di tutto quello di fornire un servizio che consenta concretamente di ridurre la pressione del traffico privato sulla maiella. Quindi noi, visto anche l'afflusso di questi tempi, visto l'ambizione di frequentare di più il territorio del parco che è seguita alla chiusura per il Covid, noi abbiamo pensato che si dovesse fare qualche cosa per migliorare la situazione, per rendere effettivamente sostenibile la frequentazione della montagna. Ovviamente questa cosa faciliterà anche un accesso più capillare, più diffuso sulla montagna, perché noi non abbiamo intenzione di fermarci a questa prima linea, ma abbiamo già un progetto per sviluppare un'intera rete che consentirà un po' ovunque di arrivare a nodi da cui poter partire con escursioni organizzate, e questo naturalmente lo facciamo grazie anche alla possibilità di collaborare con le nostre cooperative, con le nostre guide che ci danno un supporto veramente molto importante. Vorrei sottolineare il fatto che il tutto è visto anche in una prospettiva di facilitazione dell'accesso ai soggetti più deboli, e noi abbiamo intenzione di sviluppare sia a terra sia con i mezzi una opportunità migliore anche per le persone disabili. Presidente, lei ha parlato appunto di questa estate in cui molti turisti si sono riversati proprio sulle nostre montagne, complice anche un po' il Covid. Possiamo tracciare un bilancio, insomma, di questa estate che ha visto questo boom di presenze sulle nostre montagne, sulle nostre valli? Sì, è difficile immaginare quello che è successo sulla montagna. Devo dire che con un po' di fatica, ma insomma con buon successo, siamo riusciti a controllare la situazione, ma l'accesso è stato veramente oltre ogni aspettativa. Noi abbiamo avuto degli accessi controllati che hanno mostrato una decuplicazione della popolazione presente. E quindi voglio dire, siamo passati per esempio all'ingresso della Valle dell'Orfento, delle 2.000 presenze a luglio del 2019, alle circa 11.000 di quest'anno, quindi immaginate una cosa da far tremare le vene ai polsi, e che pone delle questioni molto serie. Innanzitutto ci tengo a sottolineare che tutto è andato bene, non ci sono stati incidenti, grazie all'opera, alla presenza anche dei carabinieri forestali, che sono un aiuto assolutamente indispensabile, ma insomma ci siamo resi conto che questo rappresenta non tanto un fatto eccezionale quanto la manifestazione di un cambio come dire, di approccio alla montagna, di cultura del rapporto con la natura. E quindi ci aspettiamo che, anche se la linea, come dire, se l'andamento di questa affluenza diminuirà nelle prossime settimane ormai, ma insomma secondo me ci terremo sempre su livelli più alti che negli anni passati. Cioè qualcosa è cambiato in maniera definitiva. Quindi adesso stiamo guardando la stagione invernale e cercheremo di essere organizzati, di essere preparati a questo nuovo stato delle cose. Questo servizio che oggi presentiamo rientra anche in questa nuova visione che per noi è doverosa.